imbavagliati si sta meglio, non imbavagliati, certamente. Ecco, dunque, devo dire che questo libro diciamo, ha avuto già la storia, il colloquio sulla storia del movimento cattolico trentino, ha avuto 3 recensioni la primavera scorsa sull'Adige, su Vita Trentina e sul Corriere del Trentino. E questo naturalmente è un segno dell'interesse che l'argomento ha suscitato nella stampa, ma anche presso la gente comune. Ora, il libro nasce da una serie di conferenze che sono state tenute, organizzate dall'Associazione Culturale Antonio Rosmini nel 2020. E si è ritenuto opportuno fissare sulla carta, quindi pubblicare i testi che discendono da quelle relazioni di ciascun relatore. Ha preso l'impegno di inviare la relazione naturalmente integrata e rivista. Il risultato è stato molto positivo, abbiamo diciamo, la possibilità di considerare questo libro sostanzialmente una integrazione del volume che a cura di Paolo Piccoli è uscito nel 1985, Paolo Piccoli e Armando Badagnini, i due autori, un libro del Movimento Cattolico Trentino dalle origini alla Resistenza, quindi 1844-1945, poi ristampato nel 1989. Ricordo che a promuovere questa pubblicazione fu Alberto Robor, che appunto era direttore del Centro di Cultura Rosmini, allora si chiamava così, adesso invece è cambiato denominazione a partire dal 1993, da quando è stato istituito, diciamo è stato perfezionato sul piano giuridico questa istituzione. Ecco, quindi diciamo che Alberto Robor poi ancora era segretario della Democrazia Cristiana Trentina e questo libro è un libro importante, ma aveva la necessità di essere appunto integrato ed è stato appunto questo obiettivo è stato raggiunto grazie a in particolare a Paolo Piccoli, Armando Badagnini e Giorgio Postaldo, i quali hanno appunto per così dire coperto il periodo della Seconda Guerra Mondiale in poi. L'introduzione è di Giuseppe Pagnon, che non può essere presente perché è impegnato a Roma con un dottorato. Un movimento riflessioni sul dinamismo storico della fede, questo è diciamo il titolo della sua introduzione importante. Il secondo capitolo è di Marcello Farina, Genesi del Movimento Cattolico Trentino. Quindi diciamo primo periodo 1803-1848, secondo periodo 1848-1880. Poi abbiamo il terzo contributo, dallo spontaneismo all'organizzazione, il Movimento Cattolico Trentino all'alba del Novecento. Di Marco Odorizzi, giovane studioso, promettente, direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. Abbiamo poi un ulteriore contributo di Camillo Tenaglia, il Movimento Cattolico Trentino in Italia, la transizione e il regime. Poi Paolo Piccoli e Armando Badagnini hanno scritto il testo che porta il titolo Azione cattolica, cattolicesimo politico e movimenti ecclesiali nel Trentino del secondo dopoguerra, dal 45 al 94. Poi l'intervento di Giorgio Postal che analizza, prende in esame il contributo dei cattolici all'autonomia e alla tutela delle minoranze. Poi ancora un contributo di Nicola Ricci, studioso, filosofo della religione,
e storico della filosofia della religione, del tempo stesso, che porta il titolo Rosmini, Kant italiano o Rosmini oltre Kant, quindi un articolo che si impegna a studiare la posizione di Emilio Chiocchetti rispetto alla filosofia e alla teologia di Antonio Rosmini. E per finire una postfazione di Giuseppe Ferrandi, e il quale, al quale appunto ringrazio particolarmente per la sintesi che ha saputo offrire ai lettori. Adesso non vado oltre perché il tempo è molto poco e invito qui il professor Farina, Marcello Farina, gentilmente se qualche uno vuole fare qualche domanda, sono evidentemente disponibile. Io ho raccontato, ho cercato di raccontare quel periodo che è abbastanza lungo, è quasi un secolo in pratica, in cui il movimento cattolico diventa in qualche modo un sogno, una parola all'inizio impraticabile e poi via via col tempo sempre più con segnali di positività per arrivare alla fine del secolo, l'ultimo decennio in pratica, nel quale il movimento cattolico in pratica si manifesta in modo particolare nel movimento cooperativo di Don Lorenzo Guelti e di tutta quella parte di preti e di laici che hanno contribuito con lui a diffondere appunto il sistema cooperativo. Se avete qualche domanda, è difficile trovare prima organizzazioni da poter chiamarle movimento. In questo senso, no? Non è che sia morta la regione o la provincia di Trento, la diocesi meglio ancora, perché si tratta soprattutto di elementi che derivano dal mondo della istituzione ecclesiastica. Ecco. Qualche segnale c'è, per esempio, e anche qualche personaggio che si tira fuori dal coro, no? Per dire così. E, guarda caso, anche in questa situazione, sono quasi tutti preti. Antonio Rosmini, il più grande, e poi l'Aprato, che lascia un segno notevole anche all'interno del clero. Faccio un esempio banalissimo: tra gli entusiasti stimatori di Rosmini e poi anche dell'Aprato c'è Guetti, Lorenzo Guetti, che cita entrambi questi autori all'interno dei suoi numerosissimi articoli che scrive sui vari giornali dai quali in qualche modo o ai quali porta il suo contributo. Di quasi 700 articoli scritti in una ventina d'anni, pressappoco. Ecco, qualche domanda, se voi volete, con grande libertà, evidentemente. Sì, io ho dedicato molta
attenzione soprattutto appunto a Don Lorenzo Guetti per varie ragioni anche affettive, mi permetto di dire, provenendo egli proprio dagli stessi paesi da cui provengo anch'io, dalle giudicanie esteriori, ma soprattutto perché in qualche modo Don Lorenzo Guetti è colui che concretizza in maniera precisa l'organizzazione del movimento cattolico. Quello che è interessante è che egli riesce a coinvolgere altri preti a fare in qualche modo una sorta di blitz, lo chiamo così, anche nei confronti della diocesi. Non sono ben visti dal vescovo Balussi per questa loro autonomia e indipendenza anche nel progettare realtà che poi in qualche modo incidono su tutta la vita pastorale della diocesi. Quindi in qualche modo sfuggono, no? A quello che è il controllo centralistico. Ma poi questo centralismo si vendica perché nel 1898 nasce il Comitato Diocesano di Azione Cattolica che per 60 anni, in pratica, fino al Concilio Vaticano II, sarà in qualche modo il punto di riferimento fondamentale per tutta l'attività dei cattolici trentini. Prego. Ma volevo fare una domanda per la mia osservazione, cioè il messaggio finora che compare di Don Guetti è un messaggio della federazione, quindi un fenomeno sociale. Un fenomeno sociale. Io volevo domandare se non c'è la sufficiente evidenza che fu anche un fenomeno politico, che non è strettamente partitico, ma non è neanche solo sociale, perché una scelta di campo la fece. Mentre finora il messaggio che compare nella comunità trentina è il linguaggio di un uomo che si è riversato al sociale. Quindi è vero che apre tutto lo spettro a 360 gradi, ma le sue idee politiche sono precise, sono di campo. Quindi lui poi ha fatto anche attività politica, è stato eletto consigliere, no? Esatto. Quindi credo che valga la pena mettere in evidenza questo aspetto che ai trentini mediamente sfugge. Forse sono eccessivo, però io ho scritto questa vita di Don Guetti e per un uomo la terra, in cui per la prima volta davvero, mi permetto di dire senza enfasi, ho fatto un capitolo intero sulla parte politica del pensiero di Guetti. Se c'è un uomo che con una coerenza estrema chiede l'autonomia nei confronti del Tirolo, no? Un'autonomia del Tirolo italiano, è Don Guetti, ma con un'azione capillare che diventa anche azione educativa, proprio attraverso gli articoli di giornale che lui pubblica a favore dell'autonomia amministrativa del Tirolo italiano. E questo è anche un punto, e in questo senso Tarcisio Andreoli ha pienamente ragione, che non appartiene alla storiografia trentina. Io ho letto tantissimo sui testi anche di notevoli storici del Trentino, non del passato chissà quando, ma per carità sono morti i più grandi, non negli ultimi tempi, e capite a chi mi riferisco, ma nessuna parola sul Guetti politico e nemmeno gli storici più recenti. Passa via anche nella storia fatta dall'Università di Trento ultimamente. Non c'è una comprensione di quest'uomo che nell'Ottocento per il Trentino forse è il più grande.
E qui mi permetto appunto di dire come egli abbia con insistenza chiesto l'autonomia. Si è fatto candidare 9 volte per la dieta di Innsbruck e una volta è diventato deputato al Reichstag di Vienna, l'ultima sua impresa tra 97 e 98. Tornando da Vienna nell'aprile del 98, dopo una settimana, Don Lorenzo Guetti muore dalla stanchezza, ma anche dalla delusione, anche per altre questioni che non sto qui a citare, no? Siamo nel 1898, a 51 anni. Questa è la vita un po' di Lorenzo Guetti. Ecco, si fa candidare. Cosa capitava? In pratica dal 91 al 97 mettevano questo gruppo di preti chiamati nazionali, che erano appunto in opposizione ai preti legati alla curia e al vescovo, che avevano anche loro degli elenchi per portare alle elezioni della dieta tirolese. Questo gruppo di preti nazionali nasce intorno al 1885, no? E si forma e ha una storia che vale la pena di tenere presente, anche qui in bilico tra alleanze con i liberali, per esempio, e così via. Tornando a Guetti, candida 9 volte, non dico qui il sistema di... È come in certi stati degli Stati Uniti, si vota chi deve votare, no? Comprendete, no? La base vota per le persone che devono votare il candidato. Ecco, vi dicevo, e pongono sempre alla dieta di Istru come prima legge quella dell'autonomia del Trentino. La dieta risponde subito che non se ne fa niente immediatamente. Allora questi preti danno le dimissioni. Si deve andare alle elezioni suppletive per l'anno successivo. E questo tiratera dura 9 anni. Ma la battaglia continua, non è mai lasciata andare. D'altra parte, leggo qualche volta anche qui, no, che l'Austria era così benevola nei confronti dei trentini. Nella dieta 2/3 era tedesco, non avrebbero mai vinto i trentini, mai. E dov'era la libertà anche per costoro in qualche modo? No, le loro leggi non avrebbero mai avuto fortuna. Quindi ci vuole una tenacia anche da parte di Don Guetti e dei suoi amici a tenere vivo il tema dell'autonomia che sfianca perfino. E alla fine lui si fa, candida, lo candidano meglio, in una sorta di elezione bulgara, fate conto, lui prende 500 voti, il rappresentante liberale 32 e quello socialista di 28, quindi per un posto di deputato a Vienna dopo la riforma Badeni 1896. Ecco, e arriva fino a Vienna e anche lì combatte con altri, con Giovanelli per esempio, per questa battaglia dell'autonomia. Mai l'autonomia viene concessa dall'impero o dalla dieta, mai. E da un momento si sfianca per ottenerla. Ecco, per dire una parte, sono 3 i grandi temi di Guetti. L'emigrazione, perché è il primo che fa una ricerca scientifica sui numeri della emigrazione trentina, lo pubblica nel 1887. La cooperazione, che è il suo intento, anche mosso per esempio dai suoi amici, fa qualcosa. E poi la politica. È un grande uomo politico da questo punto di vista. Ha delle relazioni, degli interessi che non si sognano neanche a quell'epoca, ma neanche adesso. Conosceva Marx, conosceva Engels,
Weber, il socialismo tedesco. E lui diceva di sé: io sono il socialista qui dentro. Per dire, ecco, scusate se ho esagerato anche nel tempo. No, va benissimo. Grazie comunque. Ecco. Vorrei chiamare adesso per cortesia il dottor Dorizzi, se vuole accomodarsi. A me è toccata per varie ragioni forse la parte più semplice nello sviluppo di questo volume. Più semplice perché se Don Marcello Farina, che mi ha preceduto, ha dovuto coprire praticamente un secolo, e chi invece mi ha seguito, ha scritto per periodi successivi, ha dovuto molto spesso esplorare terreni poco battuti, io ho avuto la dubbia fortuna di dedicarmi un periodo abbastanza limitato, gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi 15 più o meno del XX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale, terreno già ben esplorato da validi studiosi prima di me. Inoltre, periodo estremamente interessante, estremamente fecondo sotto molti punti di vista. E ne tiro fuori tre tra i tanti, perché ce ne potrebbero essere molti. Il primo elemento di interesse che io noto in questi primi anni del Novecento e che riguarda il Movimento Cattolico Trentino, ma non è esclusiva del Movimento Cattolico Trentino, che sono gli anni in cui si assiste nella nostra terra alla nascita di quei meccanismi che poi danno sostanza alla vita democratica delle comunità. Iniziano a organizzarsi in maniera moderna i partiti politici, l'allargamento del suffragio porta per la prima volta le masse popolari al voto e di conseguenza nascono i partiti, è l'epoca in cui in Trentino la stampa si triplica per dare voce a cattolici e liberali socialisti, ogni giorno ci sono tre quotidiani che circolano, le idee si dibattono e c'è un innesco estremamente interessante dal mio punto di vista della vita democratica, innesco non scontato perché non si arrivava ad una tradizione democratica, tutt'altro. C'è un'espressione che è molto citata di Alcide De Gasperi, che è: la politica la si fa o la si subisce. De Gasperi la dice giovanissimo, in questi anni, al termine di un discorso che è tutto improntato a dire: non è facile parlare di politica ai contadini trentini oggi, perché i contadini trentini sono stati abituati per decenni che le decisioni le prendono altri e che loro non c'entrano, e che adesso questi altri gli dicano votate non gli sembra tanto credibile. Il problema dell'antipolitica insomma esiste all'epoca e come, e infatti nel discorso della esperienza della politica o la si fa o la si subisce, e la si fa innanzitutto con l'arma del voto, parole che poi oggi suonano abbastanza attuali vivendo anche i tassi di affluenza alle urne che conosciamo. Eppure, di fronte a queste difficoltà, l'innesco della vita democratica nel nostro Trentino è dirompente, ha delle conseguenze importantissime e si avvale di uomini, soprattutto, con una visione organica della società è estremamente stimolante. Quello che fa il Movimento Cattolico Trentino, organizzandosi anche in risposta alle altre ideologie che si stanno a loro volta radicando e organizzando, è sviluppare una visione complessiva della società, dove la politica è un elemento, ma c'è un elemento fondamentale che è la visione morale, la visione etica, che va raccontata, divulgata
attraverso opere educative, attraverso la buona stampa, e bisogna occuparsi quindi del cuore delle persone, bisogna occuparsi del corpo delle persone, la cooperazione, e poi bisogna occuparsi anche di occupare gli spazi di potere che l'evoluzione democratica rende esistenti, e quindi l'organizzazione politica. E questi vari livelli, pur nella loro distinzione, sono parte di una stessa visione del mondo, estremamente organica, e forse uno dei motivi per cui, come diceva prima il senatore Andreoli, nella visione contemporanea di Don Whitty molti scindono e la parte sociale e quella politica, dimenticano quella politica, perché siamo poco abituati a sovrapporre, come invece veniva abbastanza naturale agli uomini dell'epoca, questi livelli. Per Don Whitty la parte sociale e la parte politica sono parti di una stessa medaglia, non sono elementi scollati. Bene, un altro elemento di interesse, salto su un altro versante che entra molto nella parte di storia di cui mi sono occupato. Se non sbaglio, il sottotitolo il titolo che ho dato al mio soggetto è Dallo spontaneismo all'organizzazione. Ecco, nello scrivere la storia del movimento cattolico trentino si corre il rischio di tirare una riga retta e di scrivere, di fare una teleologia, di partire da un punto e arrivare a un punto andando sempre dritti. Invece la storia del movimento cattolico è anche una storia di bivi anche vissuti con dolore, con sofferenza, con scontro. È una storia di vincitori e di sconfitti. E ci stupirà forse di trovare il personaggio che abbiamo citato tante volte finora con Don Marcello Farina, Don Lorenzo Guitti, tra gli sconfitti, probabilmente il più illustre degli sconfitti, perché il periodo di cui mi occupo è proprio il periodo in cui dallo spontaneismo, da una visione più di schermaglia, da una visione più legata a visioni personali, che poi diventavano collettive perché si socializzavano, ma che partivano dalla libera intenzione di figure illuminate, e si passa all'organizzazione centrale. Entra in gioco l'ordinario diocesano, che avvoca a sé la gestione del movimento che si è andato a creare sui territori. E in questo modo, da un lato lo limita, da un lato entrano i vecchi poteri da un certo punto di vista, e dall'altro lato gli dà quella spinta che poi gli consente una crescita fortissima, un radicamento fortissimo. E sono momenti di scelta importanti in cui si può, peraltro ci sono dei momenti proprio ben individuabili anche in una linea del tempo in cui questa scelta prende forma. E il movimento cattolico, insomma, non è che nasce in un modo e non poteva essere altro da quello che sarà, è frutto di scelte e appunto di maggioranze e di minoranze, di dibattito interno, e questo è un elemento importante, altrimenti lo appiattiremmo e gli daremmo una visione esageratamente retorica, che poi coincide di solito con quella dei vincitori. E da ultimo un terzo elemento, e poi mi taccio, tra i tanti, ribadisco, l'emergere di un tema, anch'esso estremamente attuale, estremamente dibattuto, molte volte noto, un po' frainteso, che è il tema della laicità. E la separazione che si attua nel movimento cattolico tra indirizzo morale e responsabilità politica, per esempio, e su cui si dibatte all'epoca, su cui si prendono anche in questo caso delle decisioni abbastanza evidenti, contestate, a volte magari non sempre cristalline, ma è il momento in cui il movimento, in quegli anni il movimento cattolico inizia a ragionare su quale sia il ruolo dei laici e se possa esistere una dimensione di laicità interna al movimento cattolico stesso.
ed è un tema che credo meriti di essere approfondito perché ancora oggi fa parte del dibattito contemporaneo. E poi ce ne sarebbero tante altre cose, non mi fermo qua. Certo, è molto interessante l'ultima cosa che lei ha detto, sicuramente riguarda appunto la laicità, c'è un interesse oggi a considerare un luogo in cui si incontrano e vanno d'accordo, per così dire, per affrontare problemi comuni, sia i laici che i cattolici, gli atei e coloro che hanno invece una fede, può essere quella cattolica, può essere quella islamica, può essere buddista. Quindi uno Stato, una nazione non può prescindere dall'individuare un luogo di questo genere, no? Un'area di accordo, di convenienza. Altrimenti poi sappiamo qual è il destino di una società, quella di disgregarsi o nell'indifferenza, quindi anche quello è un male morale, oppure nella tentazione del dissenso armato, che si può essere interno ma anche esterno, sappiamo. Quindi molto interessante l'analisi, sempre molto problematizzante, anzi scusate, nello studio di Marco Gorizzi, ecco, quindi da un contributo che è significativo a questo volume. Ecco, mi permetto di chiamare adesso la dottoressa Tenaglia per... Posso fare una piccola domanda? Prego. Ma alla prima lettura sono rimasto un po' sorpreso dalla parola spontaneismo. Non è spontaneismo quello del Guetti. No, dopo spontaneismo contrapposto a organizzazione che sia delle strutture. Sì. Però più stabile di quello, da quel momento non c'è stato niente. Stabile, sì, ma stabile perché radicato nella morale personale e non in strutture organizzate esterne. Don Guetti non poteva contare, correggimi se sbaglio, Don Marcello, su strutture prefabbricate. È partito dal nulla facendo leva, sì, su strutture interne alla sua persona, su saperi arrivati anche da fuori che è riuscito a mettere a sistema, ma senza che fosse nemmeno parte del mandato tradizionale del suo ruolo sociale quello di fare tutto, cioè in questo senso dico spontaneismo. No, ho capito dopo, però di colpo, perché già nel 95 ci sono 50 casse rurali, ci sono 50 famiglie cooperative, cioè il sistema c'è già, è tutt'altro che spontaneo. Cioè, spontaneo nel senso che è suscitato spontaneamente dai territori e non collocato lì da una volontà centrale. No, per carità, quella centrale, anzi, tu hai spiegato bene, no, la prenderà come propria, come proprietà da decidere da sola. Grazie, scusa. Niente. Grazie innanzitutto per aver coinvolto anche me in questa iniziativa. Io mi sono addotterata sulla figura di Endrici, che è un po' la figura centrale del periodo che ho trattato, nel periodo del movimento cattolico trentino, che è il periodo che va dalla prima guerra mondiale alla seconda. E mi limiterò a segnalare un paio di cose su questo periodo. E quindi appunto la centralità di Endrici dell'Episcopato, come diceva prima il dottor Roderizzi, che comincia che si assume l'onere di guidare questo movimento da dietro le quinte, cercherebbe, come ad esempio con la Federazione dei Padri di Famiglia, che viene creata su sollecitazione diretta del Vescovo all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Un'altra questione molto interessante secondo me è la transizione
è il cambiamento, sono i cambiamenti che in questo periodo il movimento cattolico trentino si trova ad affrontare. Il cambiamento maggiore sembrerebbe essere quello del passaggio di regime. Il Trentino passa dall'Austria, dallo Stato cattolico per eccellenza, anche se non così favorevole al Trentino, come si diceva prima, all'Italia, allo Stato che teneva il Papa ostaggio, prigioniero in Vaticano. E in realtà quel passaggio non fu così drastico per il movimento cattolico. Ci fu un piccolo passaggio generazionale dovuto soprattutto alla guerra, ma il cambiamento di sistema non cambiò veramente il movimento cattolico trentino, che rimase popolato dagli stessi personaggi e visse con le stesse dinamiche. Quella che fu veramente una cesura netta fu invece l'arrivo al potere del fascismo, e non tanto nel 22 quanto appunto nel 26, quando l'occupazione fisica della notte del 31 di novembre e del 31 di ottobre delle associazioni cattoliche fu, a questa corrispose anche un'occupazione dei posti di potere. I posti di potere delle associazioni cattoliche vennero controllati dal fascismo locale. E qua, secondo me, lo studio del movimento cattolico potrà aiutare ancora a capire meglio cosa fu il fascismo in Trentino, perché molto spesso il fascismo è stato dipinto come un movimento esportato, è arrivato da fuori, però in realtà quando andiamo a vedere i nomi di questi fascisti che presero controllo delle istituzioni cattoliche, non era poi così lontano dal mondo trentino. Quindi credo che queste ricerche possano aiutare anche a gettare luce su punti della storia recente del Trentino che ancora restano poco indagati. Se avete domande... Prego, domande alla dottoressa Tenaglia. Del tema naturalmente dell'intromissione da parte di un regime nelle questioni relative alla religione maggioritaria, il Trentino, come in Italia in generale, è di grande attualità oggi nel mondo, no? Il tema appunto dell'oppressione esercitata da un regime che era tutt'altro che cristiano. Tra l'altro il fascismo ormai si rifaceva a modelli, diciamo, pagani, il paganesimo del fascismo, in fondo l'ideologia pagana del fascismo non è mai stata sufficientemente sottolineata, ma fa da sfondo appunto a questo movimento che poi diventa un partito nazionale fascista. E gli attriti vanno al di là dell'accordo del 29, evidentemente, 11 febbraio, e anzi successivamente negli anni 30 ci saranno poi diciamo parecchie problemi di compatibilità, no? tra la Chiesa e il regime. Su questo è molto interessante l'analisi che ha fatto Renato Moro nel suo ultimo volume sul mito dell'italianità cattolica, dell'Italia cattolica, e sui rapporti appunto fra fascismo come ideologia e Chiesa cattolica. Quello che è significato quel periodo è stato per il movimento cattolico, anche trentino, è stata una ancora maggiore assunzione di responsabilità da parte della gerarchia ecclesiastica. Quindi Endrici in diocesi in Trentino e in parte in Alto Adige si assunse su di sé l'onere della negoziazione, e nel 26 fu lui ad andare da Mussolini dopo l'occupazione delle associazioni cattoliche, ma lo stesso avvenne anche a livello nazionale,
dove l'azione cattolica dismise molte delle attività politiche a favore delle gerarchie ecclesiastiche che dovettero assumere appunto sulle loro spalle tutta l'attività. Che avevano l'onere opportunamente del rapporto con il potere, insomma, esatto, dello Stato. Certo. Bene, se non ci sono quesiti, allora possiamo invitare il dottor Paolo Piccoli. Bene. Come ha ricordato il Presidente Tugnoli, il saggio che è stato affidato a me e ad Armando Guadagnini ha per titolo Azione Cattolica, Cattolicesimo Politico, Movimenti Ecclesiali in Trentino del Secondo Dopoguerra, che in qualche modo richiama la tripla rotaia dell'inizio del secolo. Noi avevamo scritto, siamo dei dilettanti, insomma, ma avevamo scritto quel volume su sollecitazione di Alberto Rogo, che era direttore del Rosmini. Il Rosmini, guarda caso, è stato fondato da Giorgio Postal, quando era segretario giovanissimo del partito, perché divenne segretario a 26 anni e poi fu per 5 anni, proprio con l'intento di trasmettere anche cultura politica, ma non solo politica, e affiancando l'attività politica. E noi, nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare questo tema, che ovviamente è un tema da far tremare le vene ai polsi, ma insomma ci siamo rifatti anche a tutti gli studi e a quello che avevamo scritto nel volume sulla storia della Democrazia Cristiana in Trentino, che ha per sottotitolo un partito di popolo, perché la copertina vede la Piazza del Duomo strapiena con De Gasperi, e adesso sarebbe un po' difficile, di governo, perché ha governato, ma anche di potere, perché naturalmente quando metti le mani in pasta è chiaro che poi subisci anche le scorie del potere. È chiaro, insomma, non è che vi posso raccontare tutto di questi anni, però credo che nel momento in cui si esce il dato fondamentale è che nel momento in cui si esce dalla Seconda Guerra Mondiale si crea quel ponte tra le generazioni di cui ha parlato De Gasperi, che mette insieme i popolari che erano stati sconfitti e che nel primo periodo avranno la guida della Democrazia Cristiana trentina, e i giovani che non avevano potuto fare politica perché avevano vissuto la loro gioventù in parte diciamo nelle associazioni studentesche, Juventus, Associazione Universitaria Cattolica Trentina. Quando nel 1934 fanno il congresso della FUCI a Trento, il presidente della UCT, un certo Nino Piccoli, affigge dei manifesti: Trento Cristiana accoglie i congressisti. Il prefetto lo chiama e gli dice: no, Trento Cristiana, Trento Fascista accoglie i congressisti, per dire com'era la situazione. Ma loro avevano vissuto questi, come avrebbe detto De Gasperi, gli anni della lunga vigilia, con il magistero di sacerdoti, ancora una volta, Don Zio, Don Pisoni, Don Onorio, Don Oreste Rauzi soprattutto, che avrebbe dovuto diventare il vescovo di Trento e poi per varie ragioni non lo divenne perché non era proprio gradito. E dopo gli anni della lunga vigilia arriva il momento di inverare a livello di governo tutta l'esperienza che era stata compiuta negli anni precedenti, perché
È ben vero che il Partito Popolare Trentino, prima l'Unione Popolare del Trentino nel 1904 e poi nel 1905, forma partito 13 anni prima del Partito Popolare Italiano di Sturzo, per una ragione molto semplice, che noi non avevamo il problema del non expedit perché eravamo nell'impero austro-ungarico e perché avevamo il grandissimo influsso cristiano-sociale dei popolari viennesi, il sindaco di Vienna, e quindi il partito nasce molto presto, però non ci sono state molte occasioni di governo, non sono state ricordate, l'autonomia non avevamo, avevamo i clericali, come venivano chiamati, che vincevano sempre i collegi rurali, mentre invece Trento vinceva il Partito Socialista, il Rovereto e il Partito Liberale, Cesare Battisti e il Barone Malfatti, però insomma occasioni di governo vero non ce n'erano. Nel momento in cui finisce la Prima Guerra Mondiale, qualche speranza di autonomia del discorso alla corona del 19 e poi anche Giolitti nel 20 e poi spazzato via ovviamente dal centralismo del regime, e quindi è la prima occasione di mettersi all'opera e di vedere la capacità di governo. Tra l'altro nelle prime elezioni con moltissimi timori perché c'erano tantissime bandiere rosse in Trentino e non si capiva bene come andava a finire, tanto è vero che nelle relazioni degli alleati la convinzione è che avrebbero vinto le sinistre, invece andò clamorosamente in modo diverso, probabilmente anche perché da sempre i cattolici, il movimento cattolico si era occupato delle persone, da Don Guetti in avanti, trovando le soluzioni pratiche per i problemi economici, per i problemi della vita, e quindi a quel punto diciamo la fiducia anche elettorale poi veniva ripagata. Allora, è inutile andare a ripercorrere tutto quello che è accaduto in quegli anni, però quello che si può dire è che le scelte principali per il Trentino, buone e cattive, per lo più buone, se tiriamo una riga i più sono tanti di più dei meno, sono avvenute in capo alla responsabilità del movimento cattolico che in quel momento lì si era fatto partito e che aveva ovviamente una fortissima relazione con la parte ecclesiale. Flaminio Piccoli ha fatto segretario dell'Azione Cattolica e poi è diventato deputato nel 58, nel 57 era segretario dell'Azione Cattolica. I sindacati, le ACLI, tutto il famoso collateralismo che poi dopo negli anni 60 ovviamente si va a perdere, era un collegamento molto forte dal punto di vista ideale e anche dal punto di vista organizzativo. Organizzativamente il partito era strutturato in maniera straordinaria perché in quegli anni aveva 450 sezioni, cioè ogni frazione aveva praticamente la sua sezione. C'era il movimento giovanile, c'era il movimento femminile, poi con tutti i limiti di tutto ciò, ma comunque una forte capillarità la modernizzazione del Trentino degli anni 60 e i primi tentativi e poi le prime applicazioni della programmazione economica che inizialmente sembrava quasi una bestemmia ma poi è diventata il cardine di scelte che guardassero avanti è venuto dalla classe dirigente democratico-cristiana, ovviamente con altri apporti, con apporti anche della cultura liberale, con apporti della cultura socialista, perché questa è sempre stata l'intelligenza di non avere, come dire, una convenzione ad escludendo. Poi è chiaro che l'egemonia democratico-cristiana era fortissima, anche perché i voti erano proprio tanti, 65-70%, la Democrazia Cristiana perde la maggioranza assoluta nel 1978, quindi ce n'è voluto assai prima di una erosione forte. È chiaro che poi via via le scorie crescono, governare
il mio amico Giulio Andreotti diceva che il potere logora chi non ce l'ha, il potere logora anche chi ce l'ha, per tutta una serie di ragioni, insomma, soprattutto se non c'è il pericolo del ricambio, perché c'è la tendenza a sedersi, c'è la tendenza a considerare scontate le situazioni, cresce un po' di più la metodologia clientelare, diciamo così, diminuisce, diciamo, la spinta ideale e valoriale. Comunque è stata una grande classe dirigente che ha avuto alcune punte di eccellenza, ma ha avuto una squadra straordinaria, come diceva De Gasperi, che bisognerebbe andare a ristudiare tutti i minuti. Non esistono uomini straordinari di fronte alla complessità dei problemi. Se non c'è la squadra, cioè la capacità di governare assieme i processi, non si riesce poi ad affrontarli. Allora, direi che nel corso degli anni siamo passati dalla tripla rotaia alla doppia rotaia a nessuna rotaia verso la fine. E adesso parliamo di circonvallazione, però insomma anche in politica andiamo piuttosto a rilento, non con la rotta, col TAV, andiamo un pochino a rilento. Mi è piaciuta moltissimo, poi ne parlerà lui, la pagina di Beppe Ferrandi quando conclude dicendo: rotamando in modo affrettato abbiamo perso di vista la possibilità di rendere fruttuoso e non anacronistico il rapporto con le tradizioni e le culture politiche storicamente determinate, sì, le culture politiche, no? La cultura solo del movimento cattolico. E se dobbiamo guardare l'attualità, direi che assistiamo un po' ad un oblio della memoria, perché i filoni ideali e ideologici anche, in senso buono, che hanno segnato la storia della nostra terra, si sono perduti, cioè c'è un po' troppa confusione di linguaggi, di posizioni. E la nostra veniva da questa ispirazione cristiano-sociale, credo che ancora dobbiamo tenere radicamento forte, anche qua De Gasperi. Non servirei nemmeno la democrazia cristiana se non servisse il popolo. L'obiettivo deve essere il bene comune, non deve essere la perpetuazione del potere, per non dire la sua famosa frase, se uno è statista, eccetera, eccetera, insomma, non guarda le elezioni, non guarda alle generazioni future. Poi, un oblio dell'autonomia, ha detto benissimo Marcello Farina. Allora, siamo a 75 anni dagli accordi De Gasperi-Gruber e se andiamo a domandare cos'è l'autonomia, qualcuno ti dirà gli accordi De Gasperi-Gruber, tanti non sanno neanche da dove veniamo, ma l'autonomia non è quegli accordi là, lo è, perché hanno poi determinato l'assetto istituzionale, ma sono 800 anni di Principato Vescovile, sono tutto l'Ottocento, come ha raccontato Marcello, dove i tentativi di ottenere un minimo di autogoverno, lasciamo stare di autonomia, sono stati sempre stroncati. Quando il congresso di Vienna, se non mi ricordo male, forse il congresso di Vienna, se no comunque sia in quegli anni là, incorpora il Trentino nell'impero austro-ungarico, ma forse ancora prima, forse nel 1803, però insomma con la Baviera, tutti i momenti di autogoverno, gli statuti comunali, le regole, la magnifica comunità di Fiemme, le regole Spinale e Malesse, tutte queste che sono adesso le ASU, diciamo, gli usi civici, vengono sciolti d'imperio, descritti come inaccettabili con briccole di popolo. Allora, più chiari di così, con briccole di popolo. A metà dell'Ottocento Giovanni a Prato, più avanti ancora la richiesta di Guetti, sempre no, tanto è vero che i trentini non vanno alla dieta di Innsbruck, restano a casa per protesta, perché sono talmente pochi rispetto al numero della popolazione che è veramente indecente, sarebbero stati di meno lo stesso, ma sarebbero stati 22 a 25, invece sono 7 contro un numero esorbitante. Restano a casa, vanno invece a Vienna e
un altro episodio, poi ho finito, perché sennò stiamo qui tutta la sera perché è appassionante. Quando i trentini organizzano la costruzione delle ferrovie verso le valli, la Trento-Male, la Ora-Predazzo, doveva essere la Lavis-Predazzo, la Rovereto-Romoriviva, eccetera, la Valsugana, Innsbruck cerca in tutte le maniere di non farle costruire perché la ferrovia diventava un elemento di velocizzazione del rapporto con Trento e quindi diventava un momento di pericoloso, diciamo, per una crescita di coesione del territorio. Mi fa venire in mente quando Magnago, l'ho sentito con le mie orecchie, disse il tunnel Brennero non sa da fare perché e poi alla fine disse vabbè si può fare purché porti solo merci ma non passeggeri, perché questa chiusura verso l'esterno, questo tentativo di tenersi protetti nel ridotto alpino è arrivato addirittura fin qua. Allora e poi vabbè Roma, l'aggregazione dei comuni forzosa, i podestà, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però la immediata, l'ultima nota, vitalizzazione sulla ricerca dell'autonomia nella stagione che è stata descritta come la stagione di uno statuto in ogni tasca. Allora lo statuto non è venuto da De Gasperi e da Innocenti 1 e 2, è venuto da tutte le forze politiche, prima ancora il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, nel 1945, che hanno buttato fuori tutti un progetto di statuto. Ovviamente la SVP voleva lo statuto con le due province separatissime, l'autonomia integrale, eccetera, eccetera, l'ASA, il MAR, e i socialisti, i liberali, e tutti quanti, per dire come non è un'invenzione che ci è arrivata gratuitamente, però c'è un oblio di tutto questo e quindi c'è anche un oblio dell'identità, l'indifferenza oppure la lacerazione a livello sociale. Il volontariato sta andando benissimo, credo che abbiamo un volontariato più forte di tutta Italia. Non va bene però la parte politica dove si vedono, e alla società, dove si vedono linee di frattura. La politica non ci mette rimedio, anzi ci mette un po' del suo magari per crearle, e quindi io credo che il futuro abbia bisogno di una ricomposizione. A me è piaciuto moltissimo l'anno scorso la Presidente Cartabia quando ha fatto il discorso del baricentro, cioè il centro non come luogo politico ma come capacità di trovare una soluzione tra l'immobilismo, la restaurazione e la rivoluzione che è velleitaria e utopistica. E poi quello che è stato detto quest'anno, io non ho potuto venire purtroppo perché ero via, ma la comunità, cioè la riscoperta delle comunità. Allora io credo che i cattolici, che vabbè, la storia dietro non torna, quindi non c'è discorsi di partiti o di unità politica, però come dire, di mettere ancora, di seminare granelli e poi speriamo che gli uccelli non vengano a portarli via e speriamo che germoglino ancora. E poi spetta a ciascuno di noi nel suo piccolo fare quello che deve fare. Grazie. Anna Sciocca, molto interessante, quando a un certo punto la Democrazia Cristiana aveva un potere enorme perché aveva appunto un'adesione al 60-70%. La Marina Bianca. Ecco. Quindi allora poteva permettersi il lusso, tra virgolette, di far coesistere sul termo voci anche di dissenzienti, orientamenti sia come cristiani che come anche liberali, certo, eccetera, e traendone un grande vantaggio sul piano politico, sul piano anche operativo. Il consenso si rafforzava. Dopo il 78, dopo la crisi del caso Moro e poi lentamente negli anni fino al 92-93 assistiamo ad uno smantellamento di una deriva insomma, di
e quel che ha fatto male al paese, non solo alla democrazia cristiana, e al rapporto tra i poteri, tra la politica e il sistema giudiziario, ad esempio. Lì c'è stata una degenerazione che ancora oggi provoca delle conseguenze negative, insomma, l'uso della magistratura per combattere l'avversario politico. Una situazione di questo tipo c'è da stupirsi che non sia sfociata in qualcosa di molto peggio, perché francamente è una degenerazione, obiettivamente, questa. Quindi concordo sulla necessità di ritornare sul territorio, quindi ad esempio la capillarità di cui appunto si parlava prima, lei, il dottor Piccoli parlava prima, che è all'origine del successo, del radicamento e della partecipazione alla vita politica, che oggi è purtroppo nello scetticismo diffuso per varie ragioni, non è più possibile. Consideriamo che le intelligenze migliori spesso se ne vanno all'estero, allora a causa di un'incapacità dello Stato di utilizzare questi cervelli, allora queste persone ovviamente non daranno mai un impulso al radicamento. Insomma, una serie di fattori che speriamo possano essere corretti, ecco, nei prossimi anni, perché il tempo stringe, insomma. Ecco. Prego, prego. Grazie a voi. Adesso sentiamo alcune domande. No, a proposito dell'intervento di Paolo, sì, su Magnago, la galleria del Brennero, sì, sono stato testimone oculare all'Assemblea della Larga Alta Borde di Baviera nel 1985, dove ogni anno tutte le regioni dell'Alto Alpino chiedevano una risposta positiva dalla Volkspartei perché desse l'ok alla galleria ferroviaria, e aveva sempre detto tutti gli anni no. Magnago quell'anno disse quello che dici tu, che sì, ma a condizione che passi sulle treni merci. Il presidente di turno, presidente della regione Baviera, si rivolge ai trentini e dice: ma di fronte a questa proposta che non capisco, che tipo di risposta date? Allora, ero insieme con Gigi Angeli, presidente dell'assessore provinciale. Angeli dice: non so cosa rispondere, dimmi tu qualcosa. Ho detto: di fronte alla veneranda età del nostro presidente Silvio Magnago, io vi prego, alziamoci tutti in piedi ed applaudiamo con il consenso. E fu così. E la galleria andò avanti. Però hai preso da postare resto, la politica dei piccoli passi, poi dopo. No, ma fatto poi a pranzo, a tu per tu, il presidente Davide dice: ma io non vi capisco. Ma dico: ma tu non hai capito niente cos'è la Volkspartei. La Volkspartei ha sì Innsbruck e Vienna come patria ideale, però a Innsbruck ci sono socialisti, democristiani, liberali. La Volkspartei è un partito di raccolta. Il terrore di Silvio Magnago è uno solo: che il partito si spacchi e copi come è a Innsbruck, non tanto a Vienna. Magnago si è alzato in piedi a pranzo, mi si è avvicinato e mi ha detto: finalmente c'è un trentino che capisce cos'è la Fosta. L'approdo finale provvisorio di questo cammino accidentato è un consiglio comunale a Trento in cui è presidente Paolo Piccoli e sindaco Franco Ianeselli. Quanto è stato accidentato questo cammino per approdare a questa tappa? Marcello Farina nel suo intervento ha posto, come dire, una tappa intermedia per il mondo cattolico. Ha detto: dalla fondazione i suoi principi di questo mondo hanno retto fino al Concilio Vaticano II.
lì è avvenuta la svolta per la Chiesa e per il mondo cattolico. Ecco, la domanda che io mi faccio, che faccio a voi, questa trasformazione, che è anche per certi versi una caduta di quel mondo che spesso viene definito il mondo della cristianità, quel mondo è caduto. Tugnoli ha detto adesso, ha adoperato la parola deriva. Ecco, la domanda che io mi faccio è se questa caduta, questa trasformazione che ha prodotto per certi versi alla crisi della politica in quanto tale, e però a un approdo in cui, non ripeto, presidente e sindaco nello stesso consiglio comunale sono così diversi come etichetta. Questo cammino, questo processo è stato complessivamente positivo o negativo? La trasformazione del mondo cattolico è avvenuta prevalentemente per spinte interne o per cambiamenti della società esterna che l'hanno costretto a cambiare, a modificarsi? La Chiesa italiana si sta per impegnare in un sinodo mondiale, la Chiesa mondiale, la Chiesa mondiale, non cioè, italiana solo, no, no, la Chiesa italiana come sezione di una Chiesa universale. La Chiesa italiana è la prima volta che ci prova. Ecco, io credo che da Trento potrebbe venire un contributo particolare proprio per la particolarità della nostra storia. Noi non abbiamo avuto la questione romana, non abbiamo avuto, dicevi bene, il non expedit. Ecco, questa storia diversa nei rapporti fra religione e politica potrebbe portare la Chiesa anche proprio trentina a fare una riflessione che è un contributo per la Chiesa italiana e universale, se vogliamo essere ottimisti fino in fondo. Grazie. Sono parzialmente una risposta, una considerazione, una risposta. Io credo che era inevitabile. È inevitabile perché è cambiata tantissimo la società. Io sono nel 1946, sono nato pochi giorni dopo gli accordi di Gasperi Dube, quindi ce n'ho 75 tra 15 giorni, e quindi lo Stato mi manda a casa come notaio, e va bene, e ci sono arrivato bene, quindi non mi lamento, ma da allora a oggi la società è cambiata in un modo incredibile, il Trentino è cambiato in un modo incredibile, non avevamo niente, avevamo la pellagra nelle valli. I giovani di adesso non sanno nulla di quello che è accaduto, colpa nostra, ma insomma, e vivono in un mondo capitalista dove la società opulenta ti toglie la necessità di fare quel che ha fatto Goethe, di mettere assieme con una fatica incredibile i contadini, perché non è che si sono messi assieme tanto facilmente, ha fatto una fatica incredibile. Poi dopo hanno cominciato a capire che funzionava e quindi è riuscito rapidissimamente a diffonderla. Quindi la società opulenta crea egoismo, perché quanto più hai, più ti tieni le cose come i bambini che si tengono i giocattoli e cercano di non darle agli altri. Abbiamo per fortuna tutto il discorso del volontariato, ma il volontariato ha un vantaggio rispetto alla politica, che vedi quello che fai, lo vedi subito, vedi il tuo obiettivo, vedi l'uomo, vedi la donna, vedi quello che soffre e vedi che il tuo tempo è utile. In politica non vedi niente, devi avere pazienza enorme, come diceva sempre, io sono un patito di Alcide, e una pazienza enorme, capire che per spostare il transatlantico devi tenere il timone, girare, girare, non gira. Poi dopo un po' comincia a girare e allora fai le cose, ma non vedi. E per cultura hai a che fare con
un'assemblea di condominio gigantesca con degli interessi che sono spaventosi, quindi è chiaro che chi ha qualche cos'altro da fare, avendo avuto esempi non edificanti e soprattutto in una situazione in cui uno vale uno, per cui le competenze non contano niente, sta a casa, chi è che glielo fa fare? Cioè chi te lo fa fare di dire sei casta, sei classe politica? Nessuno, colpa nostra. Allora, però, come dire, un po' alla volta si è creato tutto questo e adesso in più si è creata tutta la vicenda dei social che è disastrosa, perché leggevo in un saggio che siamo passati dal apprezzare la saggezza, noi vecchietti eravamo intorno al fuoco e raccontavamo le storie, alla comunicazione, alla informazione, per cui l'informazione è diventata una profluvia di dati, non ci capiamo più niente. Allora, quanti sono di noi che hanno ancora voglia di leggere un bel articolo di Marcello, un bel fondo, una considerazione di Beppe Ferrandi? Quanti sono? Quanti? Allora, e tutti quanti ovviamente, e non ci rendiamo conto che quel mondo lì potrebbe essere dietro l'angolo ogni momento, per le carestie, per la pandemia, per quel che succede. Allora, è che viviamo in un mondo talmente sicuro, per cui sai che vai al supermercato e la tua sopravvivenza c'è, vai e la sanità è meravigliosa. Nessuno pensa che tutto questo ha bisogno di manutenzione quotidiana e soprattutto di non egoismo, perché la vicenda dei Novax e dei vaccini è una questione di non capire che cos'è realmente il senso della libertà e del rispetto degli altri. Quando eravamo nella preistoria, se tu non eri nel gruppo eri morto. Oggi puoi essere da solo e ti senti onnipotente, ma non funziona, è un problema di cultura. Allora, a livello politico è chiaro che c'è stata tutta un'erosione che poi è stata complicata da tutto questo, anche a livello sociale. Poi la caduta del muro ha fatto sì che chiaramente è partito il turbo nel far deflagrare tutte le contraddizioni che c'erano, perché la Democrazia Cristiana, non essendo un partito di raccolta per ragioni etniche, stava insieme moltissimo anche perché c'era il pericolo dall'altra parte. Nel momento in cui il pericolo dall'altra parte non c'era più, abbiamo creduto di vincere, invece avevamo anche noi perso la partita, perché come si dice che ogni tanto bisognerebbe crearsi un nemico esterno per poter compattare, lo vedete, lo fanno da tutte le parti per poter compattare la situazione interna. Quindi era inevitabile. In comune non siamo tanto diversi, Franco Ianeselli, quando andavamo in giro in campagna elettorale, diceva, scherzando ma non troppo, ho scoperto che Paolo Piccoli è più a sinistra di me, scherzando ma non troppo. Allora, perché io sono lì? Sono lì perché ad un certo momento, se me l'avessero detto a Natale del 19, avrei detto ma non ci penso nemmeno, io ero via da 30 anni e non ci pensavo minimamente. Poi ad un certo punto mi sono detto, scusa, ma è possibile che lasciamo la nostra terra in mano a persone che pensano solo a discriminare, ad allontanare, a dividere, a fare delle scelte politiche di egoismo puro, che sono il contrario di tutta la storia di questa terra? No. Allora, tu hai qualche competenza, prova, non sapevo neanche come andava, potevo prendere una sonora batosta perché io non ho né rapporti né niente, vabbè, sono lì. E perché l'ho fatto? Perché capivo perfettamente che una parte di un certo mondo avrebbe visto quella candidatura come il sindacalista comunista, che è ora di finirla, ma però alla fine gli stereotipi contano. Allora, il problema è di rassicurare una certa parte di un certo mondo, ma sulla base di valori, cioè accoglienza, apertura, cercare di portare avanti la città, farla uscire dall'immobilismo. Quindi
non c'è niente di strano, c'è meno differenza di quanto si creda. E io credo che il futuro lo giocheremo sui valori, sulle identità, sui valori, non sulle appartenenze, sui colori delle varie formazioncine politiche. Tanto è vero che io non ho voluto schierarmi con qualcuno, ho messo la mia faccia in una civica, insomma, Insieme per Trento, che è un nome che vuol dire qualche cosa, no? Ecco, se no adesso chiudo perché bisogna far parlare. Grazie, lei. Grazie, sì. Prego, dottor Ferrari. Dopo il tempo di Rasmus, mi spiace, ma prego. In realtà volevo sottolineare come la formula appunto del colloquio, che in genere è un modo, come dire, accademico, scientifico per definire in modo diverso il convegno, questa volta ha davvero questa valenza qua, insomma, e lo ha dimostrato, l'avete dimostrato anche in questa presentazione, riflessione, dove effettivamente risentendo riassunti e spunti che vengono dai singoli autori, si percepisce ancora di più la valenza di questa operazione, insomma, che è raccolta nel libro. E l'intervento di Paolo Piccoli ovviamente mi ha un po' spiazzato, perché, però volevo essere molto più non neutrale, però insomma fare proprio il direttore del museo, ringrazio. E ti chiude, però insomma hai stanato tutti, credo. Ecco, e quindi volevo fare rapidamente due riflessioni. Ecco, la prima è, non ne vogliono gli archivisti, né gli archeologi, insomma. Ecco, leggendo questo libro e quello che evoca le ricerche, che evoca i progetti in corso di seguito, risulta insomma che interrogarsi su un movimento cattolico che non è la cultura politica, ma è il movimento cattolico, quindi l'insieme di soggetti, di livelli, i tre sistemi tripla rotaia, piuttosto che il tema appunto del rapporto col collateralismo, con la dimensione economica, la dimensione sociale, è di una enorme attualità, insomma, è una di enorme attualità in generale per ridare dignità alla politica, che non è l'unica funzione ovviamente, però in questo momento, ecco, la grande emergenza è recuperare la dimensione culturale alla politica, perché altrimenti i processi di omologazione, di perdita dei punti di riferimento, l'impossibilità anche di reagire collettivamente, ma anche, devo dire, individualmente, perché io conosco tantissime persone che in questo momento sono veramente azzittite e colpite nel vivo, nello sforzo di cercare di dare, appunto, di dare un senso e di trovare una collocazione adeguata. Insomma, il tema dell'astensione o del disinteresse o della... andate a vedere quanti consigli comunali, quanti comuni del Trentino non hanno gli eletti, ecco, e non è solamente un problema di paura nella Corte dei Conti, è proprio un problema di svuotamento. Ci sono comuni importanti che hanno un'unica lista che tra l'altro il giorno dopo, come dire, si distrugge, perché una lista da sola, come dire, produce necessariamente la maggioranza e l'opposizione. Bene, questa perdita, diciamo, di collo è attribuita ovviamente ai processi sociali, ai media, a tutto quello che volete voi, ma è legata anche, a mio avviso, a una eccessiva facilità con la quale il nuovismo, chiamalo rottamatore, chiamalo non rottamatore, rottamatore da troppo idea, se sto parlando di Matteo Renzi, non è il problema di Matteo Renzi, è che la rottamazione l'abbiamo messa proprio in campo un po' tutti, come dire, o l'ha messa in campo in tanti, ecco. E questo azzeramento, questa incapacità di rapportarsi problematicamente a quelli che erano, come dire, gli elementi più importanti, gli elementi di fondo, di originalità anche del nostro laboratorio trentino, sta avendo come effetti, come dire, devastanti a catena una serie di risultati empirici. Provo a tracciarne alcuni, quindi
non è un intervento ottimista il mio, ottimista, è un intervento che vuole essere problematico ovviamente. Il primo elemento che vedrei in positivo è che rileggere queste vicende del movimento cattolico permette di cogliere appieno la portata della questione trentina. Io ho provato a dirlo in quelle due paginette, però allora, parliamoci chiaro, questo forse è un deficit che ha caratterizzato il mondo della politica, ma anche il mondo della cultura nel corso del Novecento. Insomma, la tematizzazione della questione trentina c'è, va letta, può essere letta, può essere. Però oggi dovrebbe risultare ancora più evidente, non per un'esigenza localistica, insomma, ma perché se smettiamo di pensare all'idea del laboratorio, della capacità di innovazione, di essere all'altezza, di essere dentro un corridoio e un pezzo importante di Europa, con una Mitteleuropa, con un mondo tedesco da una parte, se smettiamo, come dire, di rapportarci a questa dimensione qua, che è una dimensione profonda, non è una dimensione strumentale delle norme giuridiche o delle riforme istituzionali, è chiaro che è giusto, come dire, che si esaurisca la nostra funzione, come dire, di specialità e di terra autonoma. È giusto proprio, è un modo, come dire, per dichiarare di non possedere, come dire, la spinta, la capacità per pensarsi, come dire, in modo originale. E questa può venire dalla riproposizione della lettura politica della questione trentina, che appunto ha un rapporto problematico, però costitutivo, con la questione sudtirolese, ma non è la questione sudtirolese dei poveri, è una questione, come dire, più difficile da comprendere, perché se avessimo un po' di lingua e di senso del popolo, come dire, come erano i sudtirolesi, avremmo molta più facilità nell'argomentare. Non l'abbiamo, siamo in un equilibrio difficile tra istanze di omologazione, questione nazionale, peculiarità, ma dobbiamo ricercarlo. Quindi il primo aspetto, come dire, fondamentale è che rileggere o tematizzare o colloquiare sul movimento cattolico permette di evidenziare che il tema della questione trentina, la sua riproposizione, la sua attualizzazione era attuale ai tempi di Giovanni Amparato, lo è stato ai tempi dei fondatori del concetto di Trentino, lo era negli anni 60 in modo decisivo, lo deve essere anche oggi, ovviamente con una strumentazione completamente diversa, perché le cose sono cambiate e come. E il secondo elemento importante, credo, è la crisi delle biografie. Adesso mi spiego, insomma, le biografie sono bellissime, come dire, poter leggere la storia di un personaggio, di una figura chiave, ti dà moltissimo, se viene fatto e interpretato correttamente, inserito nella dimensione complessiva e non il santino dedicato, come dire, al personaggio che diventa chiave di tutto. Però guardate che oggi noi, se vogliamo fare un bilancio storiografico, siamo forti nelle biografie, ma debolissimi nelle capacità di connettere le biografie, di metterle insieme, di capire il retroterra. Allora, la cosa che mi stimola la lettura dei colloqui sulla storia del movimento quotidiano è che noi abbiamo bisogno di passare, magari produrre altre biografie su altri personaggi, spostandoci dalla prima metà del Novecento alla seconda metà del Novecento, perché sono passati 50 anni dal secondo statuto e in 50 anni, come dire, c'è il tempo per storicizzare i processi. È pigrizia intellettuale non voler storicizzare gli anni 70, insomma, in quel passaggio lì. Muoviamoci, lavoriamoci tutti. Allora, per capire il sistema a tripla rotaia piuttosto che il sistema a due rotaie, piuttosto che i meccanismi del collateralismo, piuttosto meccanismi del genere, possiamo leggere i grandi personaggi, i grandi leader? Sì, sicuramente serve quello, ma serve, come dire, dare, e qui la parola movimento cattolico, secondo me, è l'elemento chiave,
dare dignità alla storia generale, alla storia collettiva, all'apporto dei tanti, come dire, a questa materializzazione che sembra demagogica, che è l'idea di popolo, comunque di, potrebbe essere anche di classe sociale, però noi oggi viviamo, come dire, ma lo è la grande storia divulgata in TV sostanzialmente, attorno invece all'idea che se riusciamo a inquadrare il grande personaggio abbiamo capito tutto di quel periodo. Lo stiamo facendo e lo stanno facendo molto bene alcuni elementi, però non credo che sia l'elemento fondamentale. Chiudo dicendo che questo invito che faccio, che ovviamente è anche in parte autocritico, uno potrebbe dire, dirigi il museo, fallo, invece di auspicare che lo facciano, però in realtà sapete che la ricerca ha bisogno di tempi lunghi e specialmente ha bisogno di una dimensione di collaborazione extra parrocchiale, insomma, almeno diocesana, insomma, ecco. E il Trentino avrà dei buoni standard, come dire, di tenuta sociale e di volontariato, ma siamo ancora una terra di parrocchie e di tante sigle, come dire, che si contendono il terreno di gioco. Abbiamo bisogno di ragionare in modo diverso, abbiamo bisogno di ragionare non solo collaborando, creando sinergie, ma anche ponendoci obiettivi comuni, obiettivi che siano trasversali, dove l'apporto può essere. Io mi domando, ad esempio, sul tema della presenza dell'università e del peso che ha la presenza dell'università a Trento, se volessimo fare un dibattito, ecco, su quali sono oggi le ricadute effettive della presenza dell'università nel deserto. Su alcune discipline sicuramente non molto forti, sulle nostre discipline, come dire, ho delle riserve fortissime, insomma, su questo tema. Quindi chiudo, proviamo a ragionare su questi temi, anche perché questa idea della dimensione culturale, che è così decisiva, insomma, per tornare a motivarsi, per tornare a svolgere anche la funzione degli intellettuali, così vengono descritti nei dizionari, insomma, dobbiamo porci il problema di lavorare contro ogni forma di omologazione, come dire, che è, credo, il pericolo più forte, ecco, quello che diceva prima Paolo sull'individuo che decide di farla, che può farla franca, perché basta che stacchi la spina e dica, boh, a me non interessa, tanto sono garantito, ecco, è perché effettivamente è venuto a mancare cioè assomigliamo terribilmente, forse inevitabilmente, a una dimensione che non è la dimensione ovviamente solo del Trentino, è una dimensione globale, internazionale, di ricerca. La dimensione culturale serve a armarci, usando la non violenza, contro i meccanismi di omologazione. E quindi non è il mio richiamo pan Trentino o pan cosa, è un richiamo, come dire, a usare consapevolmente gli strumenti culturali per attrezzarci in modo diverso. E qui il mio applauso alla funzione svolta dall'Associazione Lodini e alle tante idee e al tanto cibo per la mente, come si dice adesso, passo da qui. Grazie. Grazie. E se ci sono domande al prof. Randi, per cortesia. Sì, ecco. E io sono molto contento di questa presentazione, devo dire che condivido quasi tutto, anzi diciamo tutto quello che è stato detto da parte dei relatori, e ad esempio il fatto che ci sia una svalutazione delle competenze, che l'idea che tutti possano fare qualsiasi cosa senza una preparazione, senza una formazione specifica, che poi va di pari passo con la gerontofobia, come la chiamo io, no? La paura dei vecchi, come se i vecchi fossero appunto da rottamare, e questo ha fatto molto male alla dimensione politica, creando individualismo. In fondo il Movimento 5 Stelle è una forma di individualismo corporativo che predica una separazione dalla società, una decisione che viene fatta passare come diciamo democratica, in realtà e quindi qualcosa di non chiaro, ecco. Quanto riguarda poi diciamo la carta vincente, credo possa essere il pluralismo,
pluralismo può senz'altro far bene e farci capire, tra l'altro per quanto riguarda la storia della politica, ma la storia della scienza dimostra che le grandi scoperte sono il risultato di un contributo dato da diversi, anche in contemporanea, diversi scienziati. La ricerca non è mai qualcosa che si deve a un unico scienziato, questo vale in tutti i campi. E quindi bisogna proprio valorizzare, giustamente, al di là dell'importanza che hanno le singole figure, valorizzare appunto i processi di agglomerazione, di associazione, e che hanno determinato la storia della cultura in generale. Ringrazio, il tempo ormai è scaduto, e auguro una buona serata a tutti quanti. Grazie.